Messi, chiude Messi, gol! Messi, Messi, puta madre que te parió, dale, vamos, salí. Who wishes my command? Al millor que hi ha, olé, 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 olé
Hola, buona anni a Totom, buonasera a tutti da Radio Barça Italia, qui a Radio Roma Futura.it. Maxi Morgante che vi parla dallo studio qui di Via Romentana, quartiere Montesagro, alla Vigna Proga di Roma. Non poteva mancare con me oggi il flaco Alberto Polinori. Hola, salve a tutti, siamo qui con un'altra puntata ricca di Radio Barça Italia, Radio Roma Futura.it. Allora, caro Alberto, ovviamente puntata ricca, anche perché non siamo andati in onda la settimana scorsa, visto che io dovevo partire per meritate vacanze e anche per vedere il Barça, ovviamente. Barça che ha strapazzato il non Huesca. Puoi lamentare. Assolutamente no, non mi posso lamentare. Strapazzato il Huesca per con un gran risultato, grande vittoria del Barça per 8-2, e partita precedente che invece il Barça ha vinto 1-0 su un campo orribile. Il campo il manegio del Valladolid, quello è un campo, un manegio, eh. Esatto, un maneggio, ma insomma, visto le polemiche e l'esperienza di questa, di quella partita a Valladolid, per esempio, non si è giocato a Vallecas, il Rayo Vallecano contro l'Athletic Club Bilbao, non si è giocata la partita proprio perché il campo del Rayo non era ancora pronto. Quando è stata rimandata quella bruttissima figura fatta dalla Liga in tutto il mondo con la partita tra Valladolid e Football Club Barcelona. Ma ci sono state anche altre cose, il sorteggio di Champions, caro il mio Alberto, sì. E poi appunto questa partita con l'Huesca che ferma il, come si dice, il parón de las selecciones, si fermano per le nazionali, sì. e il Barça è primo anche insieme al Madrid a punteggio pieno, però il Barça è davanti nel caso appunto della differenza reti. Sì, e inoltre il Barça continua a allenarsi e si è allenato pure oggi con la squadra Riqui Puig. Ancora Riqui Puig con i grandi, quindi questa è una buona notizia, caro Alberto. Una cosa, ma sì. Se Vidal ha smentito, perché dicevano che c'aveva un problema al ginocchio, no? Sì. Detto no, al ginocchio non ho niente, sono tutte bugie. Ecco, esatto, bravo Vidal. Beh, sai, la speculazione. Sì, vabbè, devono vendere. Esatto, ovviamente. Devono vendere i giornali. Esattamente. Allora, la petizione di Arturo Vidal a Valverde, anche, quindi titola Sport. Allora, facciamo questo passo. E intanto salutiamo Antonio Galletti che dice: Barça meraviglioso e dilagante domenica scorsa. Allora oggi ci abbiamo la sessione Il Galletto Canta. Il Gallo Canta. Il Galletto Canta. Salutiamo Antonio Galletti della Vigna Blaugrana Roma, che di Bologna. Allora, dicevamo. Sì, De Vidal, dicevi, sì, Vidal ha detto che vuole giocare di più, no? Vuole giocare. Sì. Vuole giocare di più. Allora facciamo questo passo indietro. Dove andiamo? Alla Champions o alla Liga, Alberto? Cominciamo per il sorteggio della Champions. Giovedì 30 si è svolto il sorteggio della Champions. Al Barça non è andato per niente bene, perché gli avversari di questo sorteggio saranno il Tottenham Hotspur, il PSV Eindhoven e l'Inter di Milano. Il calendario sarà il seguente: il Barça giocherà alle 18:55, questo nuovo orario, ci saranno partite alle 18:55 e partite alle 21. E vabbè. Il Barça giocherà a Camp Nou il 18 di settembre contro il PSV Eindhoven alle 18:55, poi la seconda partita sarà il 3 ottobre alle 21 a Wembley, a Londra, contro il Tottenham Hotspur.
Poi si giocherà la partita con l'Inter il 24 ottobre, sempre alle 21 al Camp Nou. Poi la partita a San Siro, al Meazza, Giuseppe Meazza di Milano, l'Inter Football Club Barcellona il 6 novembre alle 21, e poi PSV Eindhoven Barça 28 novembre alle 21, e poi si chiude con Barça Tottenham Hotspur l'11 dicembre alle 21. Guillermo Amor, che era presente al sorteggio, il responsabile delle relazioni istituzionali e sportive del club, ha dichiarato: abbiamo molta voglia di disputare questa competizione, rivali difficili ma un gruppo forte, dice Guillermo Amor. Però è molto, molto bello, perché ci sono grandi squadre nobili della storia del calcio europeo. Sei d'accordo? Oh, sì, sì, veramente sì. Ma tu ritieni che sia difficile come... Non lo vedo tanto difficile. Non lo vedi tanto, a me non è piaciuto molto, anche perché poi, come al solito, il Madrid ha trovato il suo piccolo e semplice, come suo solito, no? Piccolo e semplice, come dire... sorteggio, ecco. Vabbè, il Barça è abituato a remare controcorrente, così che non credo che sia quello il problema per il Barça. Galletti dice: speravo solo di non incontrare l'Inter. Sei d'accordo? No, vabbè, no. L'Inter è una bella squadra, però no. Non ti si dà molta fiducia. No, non mi dà tanta fiducia. Quel senso. L'Inter di Spalletti, allora. Il nostro Spalletti non ha vinto mai niente. Se cominciamo da quello. Ovviamente comincerà anche con gli stessi rivali la Giant League con l'Juvenil A, che appunto ne farà parte. Palline calde per il Madrid, ci dice Antonio Galletti. Io sono d'accordo, palline calde, Alberto. Palline calde. Che il Madrid ha avuto una grande fortuna con la Roma, con il Vittoria Pilsen, la squadra della Repubblica Ceca, con l'altra squadra che non so, mi sembra il Galatasaray, se non mi sbaglio, insomma. La Roma non è tanto semplice per il Madrid. Non è stata mai troppo semplice. No, esattamente. Allora, questo è stato il sorteggio di Champions. Ovviamente, io lo so, già lo volete sapere, organizzeremo a Milano questo incontro per la partita, ovviamente, che dovrà fare la Peña anfitriona, la Peña lombarda, a Milano organizzerà appunto tutto il protocollo che il Barça richiede, dalla cena il 5 novembre alla previa il 6, e poi dentro lo stadio ovviamente saremo lì, tanti delle Peñe di lingua italiana, della Peña di Roma, della Peña di Torino, di Genova, appunto della lombarda anfitriona.